cui si parla da tanto tempo che potrebbe essere una grossa opportunità di collegamento. Beh, certamente oggi celebriamo una giornata abbastanza importante, una giornata nella quale in soli 3 mesi il Consorzio ASI, l'Autorità Portuale e RFI sono riusciti a sottoscrivere, a siglare quello che appunto faremo oggi, un accordo che permette di mettere in collegamento i binari presenti su Costa Morena Est, che permettono una prima intermodalità, diciamo, primaria, ma comunque necessaria per il risveglio della logistica nel porto di Brindisi. In soli 3 mesi siamo riusciti ad accordarli alla rete nazionale, che vorrà dire che nelle prossime settimane, ormai è completato tutto l'iter, operatori logistici potranno finalmente arrivare con le navi nel porto, potranno sbarcare i loro container e con i loro container andare o su gomma o direttamente sulla rete ferroviaria, in modo da raggiungere tutte i maggiori hub logistici sul nostro territorio. È stata una prova di efficienza della pubblica amministrazione, questo lo voglio dire a gran voce, nel senso che una volta tanto condiviso come si è condiviso l'obiettivo, che era quello appunto di rendere questo servizio al porto di Brindisi, diciamo più che rendere, di riportarlo, perché vedrete nella presentazione di oggi abbiamo delle slide dove già nel 1920, nel 1930 Brindisi operava con queste caratteristiche logistiche. A distanza di 100 anni riportiamo a Brindisi questa valenza, la valenza della logistica, che può essere sicuramente una grossissima opportunità per il rilancio del nostro porto e del nostro retroporto. Presidente, a fare da contraltare, però c'è la notizia, oggi ufficializzeremo il primo Sì. lotto e sul secondo lotto, che poi interesserà ovviamente voi, ci sono dei problemi perché i lavori dovevano concludersi entro il 31 marzo. E c'è anche nella determina del comune, si parla di un paventato rischio di perdere i finanziamenti. Siete Ma preoccupati? guardi, vedendo come si è mossa la pubblica amministrazione, faccio riferimento al Comune di Brindisi, ma certamente anche a ASI, RFI, Autorità Portuale, per il raggiungimento di questo obiettivo sono per nulla preoccupato. Le dico, ma potrà raccogliere le stesse informazioni dai responsabili del Comune che saranno qui presenti in questa conferenza stampa, che già oggi presso la Regione Puglia ci sono incontri volti appunto a scongiurare questo tipo di obiettivo. È un importantissimo investimento quello che deve realizzare il Comune, che certamente che farà e che creerà tutto un hub logistico all'interno della nostra zona ASI, rendendola effettivamente una zona logisticamente integrata. Quindi ho poco paura di perdere questi finanziamenti.